Buongiorno a tutti, ben ritrovati sempre qui in diretta su Milano News, 12:35 minuti in questo istante, anzi 36 minuti in questo istante, nuova puntata di Good Morning Milano, una puntata con tanti appuntamenti, tanti ospiti. Iniziamo subito dando un'occhiata invece al livello di inquinamento atmosferico sulla città di Milano. In questo momento Arianna ci dà un livello di 39 microgrammi per metro cubo sul PM2,5. Tenete presente che poco fa, prima della diretta, era 37, quindi sta salendo anche velocemente, grazie alle abbiamo i dati grazie alle 100 e più Arianne installate sui balconi e sui terrazzi dei milanesi, grazie ai ragazzi di Wise Air, che poi comunque continueremo a seguire anche nelle prossime puntate. Rimaniamo però in giro per la città, perché ATM da poco ha buttato fuori la nuova mappa dei trasporti milanesi, con anche già tratteggiata la M4, e si è ovviamente tornati a parlare del mancato collegamento tra la M3 e la M4, quella fermata che non si è riuscita a fare, quel modo intelligente, alcuni dicono che non si è riusciti a fare, altri dicono invece no, c'è una soluzione molto bella, una soluzione che anche in Europa si adotta facilmente. Allora, visto che noi non siamo degli urbanisti, abbiamo preferito però parlare con chi invece tutti i giorni si dà da fare per raccontarci invece l'evoluzione urbanistica della nostra città. Sto parlando degli amici di Urban File e ho in collegamento con noi in questo momento Marco Montella. Buongiorno Marco. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Grazie mille a te Marco di esserti collegato con noi. Allora, dicevo appunto, il famoso collegamento mancato. Che cosa è successo? Perché siamo arrivati a questo punto e la soluzione proposta che com'è? Cosa ne pensate voi di Urban File? Collegamento semplicemente non ci sarà, è rimasto così. Perché è rimasto così? C'è un difetto all'origine. In realtà è come stato pensato tanti anni fa il bando di questa M4. Infatti la M4 è una metropolitana che è stata pensata inizialmente in project financing ed è stato dato tutto in mano a un general contractor che ha dovuto fare la progettazione per intero con anche il percorso e come costruirla. Quindi è stata un po' una scelta del general contractor che ha pensato ovviamente più a come fare la sua linea finita senza i collegamenti, pensando soltanto al suo, visto che la gestirà per 30 anni attraverso ATM, certo, ma parte dei proventi saranno suoi, e quindi ha pensato a fare il minimo indispensabile non avendo nessun interesse a fare i collegamenti, che poi sono costosi e difficili. Il problema è che dopo non si è riuscito a fargli fare altro. Volevo aggiungere solo una piccola cosa. Anche i collegamenti con M1 ed M2 non sono ottimali, tant'è vero che si uscirà dai tornelli per rientrare nei tornelli, se saranno così le cose. Sì. Eccomi, scusami, non ti sentivo più, ti avevo perso per un attimo. Ecco, appunto, quindi una soluzione che adesso poi stiamo vedendo anche appunto la nuova mappa. C'è un particolare che ci ha colpito, perché se andiamo a vedere proprio sul vicino alla fermata di Policlinico Emissori, hanno messo questa righetta grigia in mezzo come a far vedere che no, invece un collegamento c'è. Invece dici no, un collegamento in realtà non c'è, è un modo nuovo per arredare la via. Non si poteva proprio fare nient'altro? Secondo me, allora, intanto vediamo, intanto vi abbiamo rubato, ve lo dico Marco, il bellissimo, la bellissima mappa che avete messo anche voi su Urban File, vorrei che facessimo vedere, dove spiegate anche i vari pezzi. Un pezzo sarà sotterraneo, poi ci sarà un pezzo in camminamento protetto, poi insomma, però appunto ecco questa qua, scusa Marco, vai pure. No, allora, in realtà tecnicamente si può sempre fare tutto, è solo una questione di soldi. In questo caso però la situazione si è molto complicata nel tempo, nel senso che inizialmente bisognava fare un collegamento non a Missori ma a Crocetta. Tant'è vero che il policlinico, che sta facendo adesso dei lavori di rinnovo
grandi, con tutta un'ala nuova progettata da Boeri, aveva fatto pure nel bando di concorso del rifacimento una sezione in cui prevedeva un tunnel di collegamento che avrebbe portato a Procetta. Ah. Dopodiché non si è capito bene cosa è successo. Da parte del policlinico dicono che semplicemente non hanno avuto più notizie da parte dell'amministrazione. L'amministrazione comunale, ma già con Pisapia, mi ricordo, forse addirittura con Moratti, perché è stato, sono state un po' tutte le amministrazioni da quando c'è stato il bando fino adesso che hanno gestito la cosa senza una soluzione vera. E, comunque l'amministrazione comunale aveva detto che c'era un problema con un canale interrato che passa da lì vicino a Procetta, sì. Cosa vera, solo che anche lì le soluzioni tecniche ci sono, si sifona il canale e si prosegue, tant'è vero che in piazza Carbonari negli anni 50 quando hanno interrato la ferrovia che va verso Greco, da Garibaldi fino a Greco, cioè il tunnel proprio ferroviario, sì. Anche lì passava il Seveso ed è stato sifonato, c'è una bella sifonatura fatta negli anni 50 per bypassare la ferrovia interrata. Però comunque hanno deciso che era impossibile passare da Crocetta, allora hanno iniziato a pensare che a quest'altra diciamo non soluzione, hanno cominciato a pensare a questa non soluzione su Missori. Marco, io ti ringrazio tantissimo, sicuramente vi scomoderemo ancora perché questa situazione la vorrei affrontare ancora meglio un giorno, magari avendovi qua ospiti proprio tutta la puntata. Grazie mille però davvero e complimenti sempre per quello che fate su Milano, che insomma spiegate davvero molto bene l'evoluzione della nostra città. Grazie mille e un saluto a tutti. Grazie mille a Marco Montella di Urban File, gli amici di Urban File che giornalmente appunto ci raccontano l'evoluzione della nostra città. Lo vedo già collegato con noi, bello come sempre, felice di raccontarci i suoi webinar, corsi digitali, mondi digitali, paradisi digitali, verrebbe da dire, chi più ne ha più ne metta. È con noi Andrea Romoli in diretta con noi, eccolo qua, lo vedo. Andrea, buongiorno e benvenuto, che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime giorni? Buongiorno. Tutto bene? Spero tutto bene. Tutto bene, grazie mille Andrea, grazie mille di essere qua, scusami un po' in ritardo e scusami se ti chiedo di andare subito al dunque quest'oggi, sì, ma siamo un po' in ritardo subito sulla tabella. Guarda, la settimana si apre con un evento online che è la Digital Talent Week, una fiera al 100% digitale dedicata al recruiting che si svolge interamente sulla piattaforma integrata di CV Ing, che è la società appunto che ha creato questa piattaforma, e soprattutto in questo periodo in cui le opportunità lavorative sono possiamo dire abbastanza scarse, le possibilità di chi ha bisogno di trovare lavoro, questo senz'altro è un'opportunità da non perdere. Sono state segnalate oltre 200 opportunità lavorative disponibili online in vari ambiti, ovviamente digital, quindi i big data, developers, cloud, system engineer, digital marketing e molto altro ancora. Quindi secondo me è senz'altro un appuntamento da non perdere questo di questa della prossima settimana. Martedì vi segnalo un evento alla sera organizzato da Talent Garden che è Taggers Mentor Club. Il Taggers Mentor Club è un programma di mentorship in esclusiva per i membri del Talent Garden, è stato creato appunto da Talent Garden e 6 Plus, in cui i professionisti con anni di esperienza nel settore dell'innovazione digitale offrono il loro supporto a imprese ad alto potenziale su temi e argomenti specifici. Appunto ci sono, interverranno alcuni dei mentor di Tagger a supporto appunto delle nuove startup che sono in partenza. Da mercoledì a venerdì si svolge Umania. Cosa? No, prego, vai avanti, prego, scusa. Si svolge Umania, ed è Umania è un momento di riflessione. Mercoledì è dedicato all'intelligenza artificiale e a tutto quello che è interconnesso con l'intelligenza artificiale. È organizzato dall'Università Ulm. E il titolo è Artificial Consciousness, ma le macchine possono davvero pensare? Per cui senz'altro un bel tema su cui discutere. Interessante, senza dubbio. Sì.
questo mercoledì. Giovedì, appunto, prosegue ancora Humania e ci sono, è dedicato all'intelligenza artificiale applicata al marketing. Quindi ci saranno dei workshop tematici dedicati a trattare le fasi di analisi, customer care, experience design e influencer marketing. Sempre giovedì alle 6 di sera vi segnalo un evento online in inglese che è lo European Female Founder Roundtable, è organizzato dal Founder Institute, che è un percorso di accelerazione a livello internazionale, in cui in questo caso è appunto un evento dedicato alle donne imprenditrici, quindi a tutte quelle che vogliono condividere appunto la loro storia, le best practice e i problemi che stanno riscontrando nel lancio delle loro attività. Venerdì chiudiamo con sempre la terza giornata di Humania, che sarà dedicata anche questa giornata all'artificial intelligence, dedicata al marketing, quindi ci saranno altri workshop dedicati, come dicevo prima, a tutte le fasi di awareness, consideration e lead generation. E poi direi che concludiamo il sabato con un webinar che è WhatsApp Marketing, e l'obiettivo di questo webinar è quello appunto di guidare le persone all'utilizzo di WhatsApp come strumento di marketing, mostrando le possibili usi della piattaforma per creare una campagna di successo. Molto interessante, come sempre tanti appuntamenti, Andrea, che possiamo trovare anche nel tuo articolo su Startup Italia, giusto? Sì. Che sarà online tra oggi e domani. Perfetto, quindi seguite Andrea Romoli, così che avete tutte le notifiche di quando pubblicherà e potete vedervi tutti i suoi consigli. Andrea, io ti ringrazio tantissimo, scusami davvero se oggi siamo così di corsa, ci rifacciamo venerdì prossimo. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie mille ad Andrea Romoli. Grazie mille, continuiamo la nostra trasmissione, siamo sempre di corsa, siamo sempre indaffarati a avere tutti questi collegamenti, cercare di raccontarvi al meglio la nostra città, ma poi arriva un momento, per fortuna, in cui possiamo rilassarci quel tanto che basta, fermarci un attimo perché arrivano le incursioni poetiche delle foche parlanti. Ci sono cataloghi di cataloghi, poesie sulle poesie, drammi sottori recitati da attori, lettere a causa di altre lettere, parole per spiegare le parole, cervelli intenti a studiare il cervello, tristezze contagiose come una risata, carte che provengono dal macero di carte, sguardi veduti, casi declinati secondo i casi, fiumi grandi con serio contributo dei piccoli, boschi ricoperti di bosco fino al ciglio, macchine adibite a fabbricare macchine. Sogni che all'improvviso ci destano dai sogni. Salute necessaria per tornare in salute. Tanti scalini a scendere, quanti sono a salire. Occhiali per cercare gli occhiali. Respiro che inspira ed espira. E almeno una volta ogni tanto ci sia l'odio dell'odio, perché alla fin fine c'è l'ignoranza dell'ignoranza e mani reclutate per lavarsene le mani. Questa era Reciprocità, dalla raccolta Basta Così di Wisława Szymborska. Grazie. E questa era Francesca Ferraro, queste sono le foche parlanti che potete trovare sempre in mezzo alla nostra trasmissione a darci questo momento di relax, un momento di anche riflessione, diciamo, dove possiamo fermarci un secondo all'interno della nostra giornata frenetica, grazie appunto alle incursioni poetiche delle foche parlanti. Continuiamo però nella nostra trasmissione, perché quest'oggi siamo molto molto milanesi, perché Milano è una di quelle città che ha dichiarato guerra allo spreco alimentare. L'ha fatto in tante maniere, tra queste anche dando la possibilità a delle interessanti società, aziende, cooperative, insomma ce n'è veramente di tutto e di più a Milano, tra cui, e siamo ben felici di avere oggi quest'oggi ospiti con noi il CEO di Babaco Market, Francesco Giberti, che vedo già collegato con noi, che non è un supermercato qualunque, ma è un supermercato, che poi non è proprio un supermercato, adesso poi ci racconterà bene Francesco, è un modo di salvare del cibo che sennò andrebbe perso. Giusto Francesco? Giustissimo, ciao a tutti, buongiorno. Grazie, buongiorno a te, benvenuto. Dicevo appunto, Babaco Market è un modo per salvare del cibo, esatto, che sennò andrebbe perso, giusto? Esatto. Cosa facciamo? Noi fondamentalmente aiutiamo gli agricoltori a non sprecare il cibo che fino a ieri dovevano buttare. Perché lo dovevano buttare? Perché era brutto.
Quindi la nostra mission è quella di rivalutare i prodotti brutti ma buoni e andiamo a prenderli e salvarli direttamente dagli agricoltori e poi creiamo delle box che consegniamo settimanalmente ai nostri clienti. Ad oggi siamo attivi su Milano, provincia nord-est, a Monza. I nostri utenti stanno crescendo sempre di più, quindi siamo molto contenti che quello che facciamo stia piacendo. È molto interessante perché sì, chi magari non segue bene queste vicende da vicino, ebbene sì, la frutta, la verdura passa una sorta di casting, no? Prima di arrivare nei nostri supermercati o anche dal nostro ortolano, nel senso che proprio certa frutta, certa verdura è considerata brutta e quindi non esce, a volte mi dicevi, neanche dal campo proprio. Esatto, proprio perché come dicevi tu giustamente sono proprio dei casting per cui la frutta e la verdura devono rispettare alcuni parametri estetici. Per noi è assurdo perché è veramente assurdo soprattutto in questi momenti andare a sprecare dei prodotti esclusivamente perché hanno magari dei difetti di buccia minimi o perché hanno delle forme strane. In questi mesi in cui stiamo lavorando su questo progetto, ad esempio, spesso siamo trovati a salvare dei prodotti che ci fanno anche sorridere, ad esempio le patate a forma di cuore, i peperoni ritorsi su se stessi, sono tutti prodotti che naturali, naturalmente hanno forme originali e sono buonissimi dal punto di vista organolettico, per cui secondo noi non ha proprio senso buttarli. Da cosa nasce questa voglia di avere la frutta e la verdura non buona ma bella? Nasce secondo me da una questione culturale legata appunto a un paradigma per cui il bello, la mela, ti ricordi un po' le pubblicità degli anni 90 in cui c'era la mela sberluccicante che doveva essere tutta perfetta? Se ci pensi anche la mela avvelenata di Biancaneve è bellissima in realtà, nonostante sia avvelenata è bellissima effettivamente. Esatto. Quindi, diciamo che è un concetto un po', secondo me, un po' che sta passando ormai, il collegamento tra la bellezza esteriore e la bontà. Anche perché prima fuori onda mi raccontavi qualcosina, mi dicevi che il 14% del cibo che viene prodotto, soprattutto appunto nel mercato ortofrutticolo, rimane nel campo, proprio non esce neanche da quello. E nel mondo siamo a un terzo del cibo prodotto che non arriva sulle tavole poi, no? Giusto? Esatto, è un problema gigantesco. Ovviamente noi siamo, come ti dicevo prima, una formichina che sta cercando di dare il proprio contributo per risolvere un problema enorme. Per fortuna siamo tante aziende che nel mondo stanno affrontando questo tema ed è bello vedere il riscontro da parte delle persone, no? Che effettivamente sempre di più sposano questo concetto e vanno al di là dei vecchi concetti per cui tutto ciò che è brutto è da buttare, è da scartare. C'è una nuova coscienza sociale. Una piccola formichina tu hai detto, però in realtà so che i vostri numeri dicono altro. Raccontaci un po' la vostra realtà. Per fortuna sì, una formichina che piano piano sta crescendo, quindi siamo nati a maggio durante il primo lockdown e in questi mesi adesso serviamo più di 2000 milanesi ogni settimana, quindi più circa 2000 persone arrivano, sono abbonate con Babaco. 2000 famiglie, 2000 nuclei diciamo, quindi insomma sono un bel numero di persone. Sì, assolutamente, poi in crescita. Quindi stiamo sempre crescendo di settimana in settimana ed è bello vedere che le persone tra di loro, che c'è molto, diciamo, word of mouth, no? Quindi ci parla, si consiglia il servizio e questo per noi è la cosa più bella perché vuol dire che piace e le persone si trovano bene con noi. E mi dicevi che appunto da maggio a dicembre avete salvato quante tonnellate di cibo? Circa 40 tonnellate. Sono parecchie, sì, siamo infatti molto orgogliosi di questo. E tra l'altro a dicembre abbiamo fatto un progetto sociale molto bello in cui i nostri, per ogni box che abbiamo consegnato ai nostri utenti ne abbiamo donata una al refettorio ambrosiano e quindi abbiamo potuto aiutare le persone che purtroppo hanno dovuto passare questo Natale in difficoltà con i nostri prodotti. Ecco, le box sono qualcosa di molto molto interessante. Spieghiamo come sono fatte e anche come funziona appunto il servizio di Babaco. Tra che le box, quando tu mi dicevi prima c'è la piccolina, ma la piccolina insomma c'ha chili e chili di ben di Dio dentro, altro che, no? Le box sono due. La piccolina si chiama Bonsai e ha 6 kg di frutta e verdura mista. Mentre l'altra si chiama Jungle e ha 10 kg di frutta e verdura, quindi adatta magari per un nucleo familiare di 3-4 persone.
sono tutte e due acquistabili sul nostro sito, che è babaccomarket.com, ma la cosa particolare qual è? È che le persone non acquistano con noi la singola box, ma il nostro servizio funziona ad abbonamento, per cui ci si abbona, si riceve ogni settimana o ogni due settimane, in base liberamente alle proprie necessità, la box a casa, e poi si è liberi ovviamente di disiscriversi quando si vuole, senza nessun tipo di constraints. Che tipo di prodotti trovo dentro le vostre box e come cambia durante l'anno la vostra offerta? Sono tutti prodotti di stagione, per cui non troverai mai un pomodoro a dicembre. Ma scordatevi l'ananas, mi sa, quindi anche giusto, ma meglio esatto. Così, meglio così. Tutti i prodotti di stagione, tutti i prodotti italiani. Ottimo. Quindi arrivano solo da produttori italiani. Per noi è molto bello vedere come i feedback delle persone che effettivamente ci dicono che stanno riscoprendo un sacco di prodotti che prima non compravano mai. Ah. Perché noi proprio come persone tendiamo ad essere un po' abitudinari, no? Comprare sempre le stesse cose al supermercato o al mercato, perché insomma siamo un po' fatti tutti così. In questo modo, senza poter scegliere i prodotti, arrivano spesso a casa dei nostri utenti dei prodotti come ad esempio il cavolo nero, le verze, tutti quei prodotti che magari un po' uno okay. Di sua sponte non comprerebbe. Ma quei prodotti che ringrazi che esista Google per andare a vedere come cucinarli, poi nel senso grazie. Esatto, è bello proprio quello, che poi ci si diverte per cucinarli, quindi noi lavoriamo con degli chef sul nostro profilo Instagram, ci sono tutti dei consigli su come consumare i prodotti, e quindi poi diventa anche un gioco proprio la scoperta di nuovi prodotti. Ricordaci le coordinate appunto del vostro market, di Babacco Market, e come si fa appunto ad abbonarsi, che tipi di tagli ci sono negli abbonamenti? Allora, il sito è babaccomarket.com, una volta arrivati sul sito si può scegliere o la Bonsai Box, che è la box piccolina da 6 kg, o la Jungle Box da 10 kg. E poi si imposta il giorno in cui si vuole ricevere la cassetta, la fascia oraria, e poi ovviamente si può modificare sia il giorno sia la fascia oraria quando si vuole. La cosa importante è appunto che passi il fatto che l'abbonamento non è qualcosa che lega una persona, per cui se si vuole mettere in pausa l'abbonamento lo si può fare quando si vuole senza nessun problema. La cosa interessante è che appunto io posso scegliere il giorno però in cui ricevere la box e anche l'orario, insomma si riesce a gestire in maniera molto molto facile un prodotto appunto di qualità, un prodotto fresco, un prodotto genuino, molto molto brutto, ma che non interessa perché deve piacerci il gusto, giusto? Esatto, esatto, esatto. No, i prodotti sono freschissimi perché tieni conto che dal campo alla box passano 2 giorni. Ah. Proprio sì, niente sì. Praticamente esatto. Ci metterei di più andare io al campo a prenderlo, quindi grazie che ci andate voi per me. So che avete anche avete messo in piedi da poco una campagna invece molto interessante in avvicinamento al 5 di febbraio, perché il 5 di febbraio è la giornata nazionale contro lo spreco alimentare e vi avete chiamato diciamo un po' ad adunata tutti i vostri abbonati. Esatto, il 5 febbraio è una giornata molto importante perché è l'ottava giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama You Can't Waste This, cioè non puoi sprecarlo, e sul nostro sito c'è una parte di blog in cui diamo tutti dei consigli ai nostri utenti su come evitare di sprecare il cibo a casa, per cui sono tutti dei consigli che invito i vostri ascoltatori ad andare a scoprire. Perfetto Francesco, allora ricordiamo in chiusura, siamo quasi, ricordiamo bene appunto le coordinate di Babacco Market. Babaccomarket.com, facilissimo. Più facile di così non si può, andate a visitarlo, controllate. La cosa interessante poi appunto è che avrete la sorpresa anche di quello che vi arriva a casa, con la certezza però di ricevere qualcosa di buono e sicuramente anche utile e con cui potrete fare degli ottimi piatti e nutrirvi bene. Quindi insomma fate del bene a voi stessi, fate del bene agli agricoltori che insomma sappiamo non passano un buon periodo, e fate del bene anche al mondo intero, alla natura, perché insomma lo spreco alimentare è anche poi spreco ambientale, spreco di tante altre risorse, anche perché poi lo spreco alimentare, gli alimenti che non mangiamo vanno buttati in qualche maniera, quindi anche quello è tutta un'altra mondo che insomma crea anche
dei grossi problemi. Quindi davvero Francesco, io vi faccio i complimenti per questa bellissima iniziativa, sono felicissimo che sia nata e cresciuta a Milano, così che possiamo dare prova che noi milanesi siamo attenti al tema. Facci sapere tutte le evoluzioni del caso e tutto quello che andrete a fare nei prossimi mesi, mi raccomando. Certo, molto volentieri, grazie mille, è stato un piacere davvero. Piacere nostro, grazie mille a Francesco Giberti, CEO di Babacco Market, grazie mille Francesco. Ciao. Noi siamo quasi in chiusura, anzi siamo in chiusura, chiedo conferma alla regia, non abbiamo nient'altro, vero regia? Ci siamo. Ci siamo? Ah ok, quindi abbiamo il cartello della settimana? No, non ce l'abbiamo, infatti, ok, perfetto. Chiedevo conferma di questo, infatti vi confermano che non c'è. Quindi noi ci rivediamo lunedì, sempre qui in diretta, con una nuova puntata di Milano All News con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.